espressione sbagliata che dobbiamo respingere come italiani. Io continuo a ritenere che la volgarità offenda chi la usa, non chi la subisce. E quindi da questo punto di vista solidarietà piena al Presidente del Consiglio. Poi ci sono le questioni politiche sulle quali esprimo una opinione netta, e cioè l'azione del governo italiano è disastrosa. L'Italia è oggi il paese più isolato al mondo. Si aprirà fra poco la discussione sulla scelta del nuovo governatore della Banca Centrale Europea. E pensare che l'Italia non avrà la possibilità neanche di aprire bocca è una cosa che fa male. Abbiamo creato nemici dappertutto, stiamo facendo guerre insensate, idiote, demenziali, veramente a 360 gradi. Cioè stiamo facendo del male al nostro paese. Questo non va bene. E dunque solidarietà piena al Presidente del Consiglio in relazione a un attacco intollerabile che ha avuto nel Parlamento europeo. Ma per il resto un invito al governo italiano a trovare una misura nella sua azione e soprattutto nelle relazioni con altri grandi paesi d'Europa e del mondo.